Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di un particolare bonus Sims da circa 300 euro. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Nel nostro paese sono molte le persone che soffrono di differenti patologie endocrine, la cui formazione e forma è ascrivibile a differenti cause. Queste persone infatti possono beneficiare di un'indennità IMSS di circa 300 euro. Stiamo parlando della pensione di invalidità civile che si prevede per specifiche casistiche e interessa un ampio spettro di popolazione. Le malattie endocrine che l'IMSS riconosce come invalidanti sono molteplici. A ciascuna di queste si assegna una determinata percentuale di invalidità che nel corso del tempo può subire anche degli aggravamenti. In questi casi, chi non può prevenire o curare tali malattie endocrine può ottenere ogni mese un'indennità IMSS di circa 300 euro. Per richiedere l'assegno di pensione di 287,09 euro al mese è necessario che l'IMSS riconosca al soggetto una invalidità pari o superiore al 74%. Per quanto riguarda le malattie endocrine, in base alle tabelle IMSS, quelle che rappresentano una percentuale che consente di richiedere la pensione sono le seguenti: ipotiroidismo grave con ritardo mentale, ovvero invalidità del 100%, artropatia gottosa con grave carico renale con un'invalidità tra il 91 e il 100%, ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento con invalidità tra il 91 e il 100%, iposurrenalismo grave con invalidità tra il 91 e il 100% e infine diabete mellito complicato da una grave nefropatia o retinopatia proliferante, emorragie vitreali, maculopatia, arteriopatia ostruttiva con un'invalidità tra il 91 e il 100%. Chi soffre di questi disturbi, come è possibile vedere, presenta uno stato invalidante tale da accedere al requisito sanitario per la cosiddetta pensione di invalidità. L'IMSS concede la pensione di invalidità dove siano presenti due requisiti fondamentali, ovvero quello sanitario e quello reddituale. Per quanto concerne quest'ultimo, il limite di reddito personale annuo che il soggetto non deve superare corrisponde a 4.931,29 euro. Ci sono alcuni redditi però che non si conteggiano nel totale annuo e che quindi si possono percepire senza perdere il diritto all'indennità. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!